Ripeto questo ragionamento che ho fatto, quindi non dico nulla di nuovo se non ripetere quello. Allora, io ho detto questo: se io ho un generatore di tensione che contiene due frequenze al suo interno, omega 1 e omega 2, la corrente che circola in questo circuito avrà ancora, supponendo di arrivare al regime bla bla bla, avrà ancora due sinusoidi al suo interno. Però, mentre nel generatore le ampiezze delle due sinusoidi sono uguali, nella corrente, in uscita, come abbiamo detto, le ampiezze dei due sinusoidi sono molto diverse. In particolare, quella alla pulsazione prossima, in questo caso addirittura coincidente con quella di risonanza, è molto più grande della ampiezza della sinusoide che non è con la risonanza, che non è alla risonanza. In pratica, quello che sto dicendo è che se io ho questo andamento di I sui max in funzione della frequenza, dove questo è omega 0, no? Abbiamo detto. Allora, se io considero una sinusoide proprio a questa frequenza, ottengo il massimo di corrente possibile. Se ottengo una sinusoide a questa frequenza, se io ho una sinusoide a questa frequenza, ottengo una corrente che è molto più bassa del massimo, molto attenuata rispetto al massimo. La banda 3 dB mi quantifica proprio l'intervallo di frequenza in cui questa attenuazione, diciamo così, è ragionevole. Okay? Al di fuori della banda si suppone l'attenuazione sia talmente alta che il segnale in uscita sia molto molto piccolo e trascurabile rispetto all'altro. Ok, questo è il concetto. E questo è utile quando io voglio selezionare una particolare frequenza a scapito delle altre, sostanzialmente. Pensate a provare la sintonizzazione radio, tanto per fare un esempio banalissimo. Io lì ho proprio questa esigenza, cioè di selezionare un segnale ad una particolare frequenza per individuare quella stazione radio rispetto alle altre che invece ne trasmettono su a frequenze differenti. Allora, in quel caso io avrò bisogno di un filtro, cioè un oggetto che fa questo lavoro, che seleziona quella frequenza che io voglio selezionare a scapito delle altre. E quindi bisognerà, come si dice, accordare il filtro con la sua frequenza di risonanza alla frequenza di mio interesse. Questo è il concetto. Allora, dicevo, non è sempre buono avere dei fattori di risonanza alti. Quanto più alto è il fattore di risonanza, vedete, tanto migliore questo filtraggio è, perché se io avessi una campana molto larga, tipo così per esempio, allora capite che a quest'alta frequenza avrei comunque un'attenuazione, diciamo, bassa, e quindi pescherei in uscita anche se non riuscirei a discriminare bene la frequenza. Quindi quanto più stretta è la campana, tanto più selettivo è il filtro, da questo punto di vista. Bene, dicevo, perché non sempre è bene avere fattori di qualità così alti? Questo è un fattore di qualità, diciamo, normale, cioè sono valori normali questi che si possono aggiungere di alcuni migliaia. Qual è il problema? Allora, il problema lo vediamo qui. Cancello. Cancello tutto, non ci allora. Supponiamo di stare alla risonanza, ok? Quindi siamo in questa situazione, chiamo qua questa in realtà, di con L la tensione sull'induttore, di con C la tensione sul condensatore, sempre in termini di fasore, ok? Allora, alla risonanza la corrente I è pari a, sta scritto qua, E diviso R più JX. Se sto alla risonanza, la X è 0, abbiamo detto, è proprio il punto in cui si annulla la reattanza, e quindi questo è E diviso R, d'accordo, alla risonanza. Quanto vale la tensione V con L alla risonanza? Bene, la tensione V con L è pari a J omega L per I alla risonanza. V uguale impedenza per corrente, no? Siamo su un dipolo che verrà pesato su impedenza. Quindi impedenza J omega L, omega uguale omega 0, abbiamo detto, per la corrente omega 0. Ovvero J omega 0 L, al posto di ci metto questa quantità, è diviso R. Mi trovate? Adesso J omega 0 L diviso R è pari proprio
al fattore di qualità. Giusto? Se io faccio il calcolo per la tensione sul condensatore, omega 0, questa è meno J su omega 0 C per I di omega 0. Faccio un ragionamento duale qui, quindi vado rapido. Questa è l'impedenza del condensatore, ovvero meno J su omega 0 C per E diviso R. Questa quantità 1 su omega 0 RC è ancora il fattore di qualità. Vi ricordate, aveva quelle due possibili definizioni, e quindi meno J Q per E, ovvero pari a meno, quindi in particolare vedete, V con L più V con C è pari a 0. Basta sommare, si vede subito. Allora, che cosa sto dicendo? Sto dicendo questo, che alla risonanza, questo è sempre omega 0, fatemelo scrivere perché questo in generale non è vero, è solo la risonanza che chiaramente avviene. Allora, che cosa cioè sta avvenendo? Cerchiamo di interpretare quello che sta scritto alla mano. Allora, abbiamo detto che alla risonanza la reattanza è nulla, è proprio come abbiamo definito la pulsazione di risonanza. Quindi il generatore vede, per così dire, solo il resistore. Tant'è vero, la corrente, vedi, è diviso R come se ci fosse solo il resistore. Chiaro? Tuttavia, benché questo è vero senz'altro, non è vero che induttore e condensatore stanno per i fatti loro senza fare niente. Non è vero, perché ai loro capi c'è una tensione diversa da zero che è tale da compensarsi. Quindi il fatto che il generatore veda solamente il resistore non vuol dire che la tensione su induttore e condensatore sia zero. No, semplicemente che esse si compensano perfettamente. Anzi, se io considero l'ampiezza di V con L, quindi il modulo del fasore V con L alla pulsazione omega 0, se io faccio il modulo di questo, viene fuori questo. Cioè, l'ampiezza, il valore efficace della tensione sull'induttore, e quindi anche sul condensatore, che è uguale opposto evidentemente, è addirittura Q volte quella del generatore. Sono vivo per mille. Ancora, quando faccio il modulo, chiaramente il segno meno non conta, no? La tensione sul condensatore e la tensione sull'induttore alla risonanza sono tutt'altro che nulle, anzi sono Q volte quella del generatore. Che cosa vuol dire quindi questo? Vuol dire che se io ho un generatore, immaginiamo sia i 220 volt quelli di casa mia, ok? In valore efficace, alla risonanza io posso avere una tensione sul condensatore e sull'induttore, che si compensano perfettamente, che è molto molto più elevata. Se Q, prima abbiamo visto 300 e passa, ma Q può essere anche 1000, 10.000. Immaginate quindi, a fronte di una tensione di 220 volt, io ho una tensione 10.000 volte più grande sul condensatore. Questo è il fenomeno della sovratensione. Sovratensione, cioè, ripeto, significa che alla risonanza, benché si compensino perfettamente, le tensioni su induttore e condensatore possono essere in modulo estremamente elevato, e il fattore che moltiplica questo è proprio Q, rispetto alla tensione d'ingresso è proprio Q. Quindi avere Q elevato significa certamente avere una grande selettività in frequenza del filtro, quindi da questo punto di vista è buono. Però il riscontro, lo scotto da pagare, è che c'è una possibile sovratensione molto elevata. Allora è chiaro che il fenomeno della risonanza va sfruttato con un fattore di qualità alto quando ho piccole potenze in gioco, quindi tensioni basse, diciamo così, in gioco, in modo da dire, vabbè, se anche ho il fenomeno della sovratensione, poco male, perché tanto se sto con tensioni dei millivolt, anche se l'amplifico un fattore 1000, arrivo un volt, tanto salute. Quindi in quel caso io
effettivamente quando ho basse tensioni per i segnali, i segnali radio che stiamo parlando appunto di millivolt, va benissimo avere un fattore di qualità alto. Quando invece abbiamo a che fare con tensioni non così piccole, ma tensioni appunto dell'ordine delle decine di volt, come quelle che possono essere le utenze domestiche che usano l'energia elettrica, lì invece avere un fattore di qualità alto può essere pericoloso, perché io magari non so che c'è una situazione di risonanza in atto, vedo che c'è un generatore che è pochi volt, quindi suppongo che quel circuito non sia pericoloso, diciamo così, poi parleremo della sicurezza chiaramente, magari ci metto le mani sopra e purtroppo per me posso invece riscontrare delle tensioni estremamente elevate che non mi sarei aspettato, perché c'è questo fenomeno della sovratensione. Tra l'altro questo fenomeno della sovratensione è una dimostrazione lampante di quello che vi dicevo ieri riguardo alla non validità della non amplificazione delle tensioni, perché qui abbiamo un esempio chiaro in cui la tensione su uno dei bipoli in questione, induttore o condensatore, è molto più grande in modulo che non la tensione sul generatore. Se fossero tutti resistori non sarebbe possibile questo, perché il teorema di non amplificazione mi garantisce che la massima tensione sia al bipolo attivo. In questo caso però ciò non è vero per i motivi che vi spiegavo prima, perché questi bipoli sono sì passivi, però in un senso diverso da quello che abbiamo studiato per i bipoli statici, perché possono immagazzinare energia. Anzi, questa questione energetica è importante per capire bene la risonanza. In effetti la risonanza è un fenomeno che avviene in moltissimi campi dell'ingegneria e della fisica, non solo in elettrotecnica, assolutamente. Diciamo, un esempio molto famoso è quello che vi faccio vedere qui, ammesso che ci riesca, ok, vediamo se funziona. Questo è il famoso Tacoma Bridge, il ponte di Tacoma, un ponte che fu costruito nel dopoguerra negli Stati Uniti, in cui si manifestò un fenomeno di risonanza, vedete? Che in quel caso si manifestava con delle sovraoscillazioni di ampiezza molto grande. Qui stiamo parlando di sovratensioni. In quel caso la risonanza si manifestava con delle oscillazioni del ponte di ampiezza estremamente elevate. E lo stesso fenomeno è un fenomeno di risonanza. Quello che succedeva è che il vento ad una particolare velocità sollecitava il ponte alla sua frequenza di risonanza, e quindi l'oscillazione aveva un'ampiezza esageratamente grande rispetto a quella che invece normalmente si doveva avere. Vedete che razza di cosa succedeva? C'era un ponte che proprio si muoveva come se fosse di plastica. E alla fine chiaramente si distrusse completamente. Sembra impossibile. Questo ponte chiaramente è crollato, poi l'hanno ricostruito, adesso ce n'è uno, l'hanno costruito chiaramente tenendo conto di questo fenomeno. Il problema era che era troppo stretto. Non poteva essere. Quindi il fenomeno della risonanza si manifesta in vari ambiti. Qua si vede in maniera spettacolare, magari in un circuito è meno evidente la cosa, però è altrettanto pericolosa. Va bene, direi che la cosa penso sia chiara, no? Ve lo potete cercare anche voi, Tacoma Bridge, diciamo, è abbastanza famoso questa cosa.
ma in realtà questa cosa è successa anche più recentemente con il cosiddetto Millennium Bridge a Londra, che è stato costruito sul Tamigi, appunto. È stato costruito male, per cui è successo in più di un'occasione che a causa della presenza di troppe persone che, diciamo, si muovevano in maniera grosso modo simultanea sul ponte, con il vento che c'era, pure quel ponte ha dato in risonanza e è cominciato a traballare, diciamo così, in maniera pericolosa. Quindi, voglio dire, sono cose che accadono ancora. Quindi costruire un ponte, soprattutto un ponte sospeso tipo questo, cioè non è una barzelletta, cioè non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice. Immaginate, voglio dire, adesso parlando di altri, il ponte sullo stretto di Messina, che è stato pianificato, cosa potrebbe succedere? Sarebbe chiaramente fatto in maniera opportuna, però io ho sentito dire, non so se sia vero, francamente non lo so, però io ho sentito dire che in occasioni di eventi particolarmente intensi si pensa che l'eventuale ponte sullo stretto di Messina possa oscillare di una decina di metri. Ripeto, non so se sia vero, questa cosa, l'ho sentita lì. Comunque cerchiamo di capire un attimo meglio questa questione. Cerchiamo di capire perché, ragazzi, ritorniamo alle cose un po' meno piacevoli. Allora, cerchiamo di capire perché questo fenomeno della risonanza poi si manifesta anche in altri ambiti della fisica, cioè quali sono gli ingredienti fondamentali. Il punto che dobbiamo porre è un punto di vista sostanzialmente energetico, cioè relativo alle energie. Allora, abbiamo qui in questa rete due bipoli in grado di immagazzinare energia. Allora, calcoliamo. Allora, l'energia posseduta dall'induttore a un certo istante t, sappiamo, è un mezzo L I con L al quadrato, I, chiamata I la lezione al quadrato. L'energia posseduta dal condensatore è un mezzo C VC al quadrato. No. Queste sono cose che conosciamo. L'energia posseduta, vi ricordo, è dall'induttore e condensatore a certi istanti, col significato fisico che ben conosciamo, che abbiamo sviscerato qualche lezione. Allora, io adesso suppongo di mettermi alla risonanza, quindi sto alla risonanza, ok? E suppongo di considerare l'energia complessiva pari, posseduta dai due bipoli, pari alla somma UL più VC. Ok? Allora, un mezzo L I con L quadro I da T più un mezzo C VC quadro. Allora, la corrente I di T sarà una sinusoide di ampiezza I grande, quella lì che ho chiamato qui, cioè di valore efficace grande, quella che ho chiamato qui I, no? I senza segno, vabbè, da qualche parte c'era, adesso non l'ho più, per il seno di omega 0, che sono la pulsazione di risonanza, e T, immaginiamo che la fase sia pari a 0, fisso la fase pari a 0 per semplicità. Ok? E vabbè, e siamo d'accordo così. Allora, quanto vale VC? Allora, VC di T. Allora, devo prima trovare il fasore VC, sta scritto qui, ecco qua. VC è pari a meno V con L, sta scritto qua. VC è pari a meno V con L alla risonanza, quindi VC a omega 0 uguale meno V con L omega 0, qua uguale meno J omega 0 L.
Va bene. Benissimo. Allora. Allora, a questo punto, quindi, VC dt è pari a radical 2. Allora, il modulo, il valore efficace di VC è pari a omega 0 per L per il valore efficace di U. Quindi, omega 0 L diviso scusate, per chi è diviso io? Per il seno di omega 0 t, e poi che sfasamento c'è fra tensione V con C e corrente I? Chiaramente c'è meno pi greca mezzi, c'è un fattore J col segno meno 1, quindi qua abbiamo meno pi greca mezzi. Benissimo. Questo a che cosa diventa? Meno radical 2 omega 0 L per I per il coseno di omega 0 T. No. Posso trasformarlo in coseno a parte il sì. Allora, che cosa succede quindi qui quando vado a sostituire? Un mezzo L I con L quadro, posto I con L ci metto radical 2 I al quadrato seno al quadrato di omega 0 più un mezzo C, al posto di C al quadrato ci metto questo, quindi abbiamo radical 2 I al quadrato per omega 0 quadro per L al quadrato, esatto, per coseno al quadrato di omega 0 t. Poi lo vado al quadrato, il segno meno sparisce, coseno quadro, omega 0 quadro, L quadro, radical 2i al quadrato. Mi pare corretto? Allora, che cosa è uguale questo? Un mezzo L radical 2i al quadrato, seno quadro di omega 0 t, più un mezzo radical 2i al quadrato. Adesso omega 0 quadro, allora omega 0 l'ho cancellato, lo riscrivo qua, è 1 sul radice di LC, no, ricordate questo, quindi omega 0 quadro è pari a 1 su L per C, e quindi quando io faccio omega 0 quadro L quadro C rimane solamente L per il coseno quadro omega 0. Trovate? Omega 0 quadro sarebbe 1 su LC, C lo semplifico, L con L quadro lo semplifico, rimane solo. Quindi questo si scrive in mezzo L radical 2 I al quadrato. E poi io che cosa dovrei scrivere? Posso mettere in evidenza questo termine, scrivere sen quadro più cosen quadro di omega t, che fa 1, giusto? Quindi questo è il risultato. Allora, che cosa scopre? Questo potrei vedere facilmente che questo è anche pari a un mezzo c radical 2 c al quadrato. Potrei vedere facilmente questo, insomma, provate a mettere dentro i numeri, viene facilmente. Comunque, concentriamoci su questa parte che abbiamo visto. Che cosa sta scritto alla lama? Sta scritto che benché le energie di induttore e condensatore variano nel tempo, quella legge di sen quadro e cosen quadro, la loro somma rimane costante. Sta scritto lì. Rimane costante, in particolare, al valore massimo di energia immagazzinata nell'induttore, ovvero nel condensatore. In altri termini, cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'induttore e il condensatore si stanno scambiando fra di loro energie.
in maniera tale che il contenuto energetico complessivo, induttore e condensatore, sia sempre lo stesso. Si palleggiano l'energia tra di loro, senza coinvolgere il resto del circuito. Quindi alla risonanza, che cosa accade? Il generatore vede solo il resistore, abbiamo detto prima, e rifornisce di energia solo il resistore, serve solo a compensare la dissipazione del resistore, che vedremo sarà valore sostanzialmente. Quindi il generatore fa il lavoro di soddisfare le richieste del resistore. Induttore e condensatore, per i fatti loro, si scambiano energia l'uno con l'altro, in modo tale che il contenuto energetico complessivo sia sempre lo stesso. Quindi questo è il meccanismo, diciamo, fondamentale della risonanza. Quindi c'è un forzamento, diciamo, sul generatore in grado di fornire energia, il meccanismo di dissipazione, che sarebbe la resistenza, e due meccanismi di immagazzinamento di energia che si scambiano energia tra di loro. Questo è il concetto energetico sotto la risonanza. E questo concetto si può appunto manifestare in molte altre situazioni, come per esempio le situazioni dei ponti o anche delle auto, perché no? Per esempio, se io ho un sistema del tipo massa molla, questa è una molla, questa è una massa M, questa è una molla con costante K, con un forzamento, con una forza che tira qui, questa è una molla vincolata ad una parete, ok? Allora io qui ho esattamente gli stessi ingredienti, perché ho una forza, un forzamento, in questo caso la forza che io ci metto a spingere o tirare, che sarebbe l'analogo del generatore, un meccanismo di dissipazione dell'energia, che sarebbe l'attrito che c'è fra questa massa e il pavimento, e due meccanismi di immagazzinamento di energia. In questo caso uno sarà l'energia cinetica e uno sarà l'energia di compressione della molla, l'energia elastica della molla, come l'avete chiamata, che si possono scambiare energia tra di loro, perché chiaramente quando la massa si sposta viene compressa la molla, quando la molla si espande la massa viene spostata, quindi si possono scambiare energia tra di loro. Quindi anche qui si può manifestare il fenomeno della risonanza, assolutamente. E succede in quel caso che io devo solamente compensare l'attrito sostanzialmente, e la massa e la molla interagiscono scambiandosi energia cinetica e energia elastica senza coinvolgere il resto del sistema sostanzialmente. E anche qui quindi si possono creare, l'analogo delle sovratensioni sarebbero le sovraoscillazioni, diciamo così, oscillazioni di ampiezza X molto molto più grande rispetto a quella che io forzo sostanzialmente. Sarebbe poi quello che abbiamo visto prima, se ci pensate. Posso avere amplificazioni con fattori molto molto alti. Se il meccanismo di dissipazione, se c'è molto attrito, chiaramente io il fattore di qualità lo abbasso, come nel nostro caso aumentando la resistenza il fattore di qualità si abbassa. Se però il sistema non ha molto attrito, posso avere fattori di qualità molto alti e avere problemi di risonanza tipo quelli mostrati. Quindi anche in altri ambiti della fisica possiamo riproporre le stesse considerazioni. Ma per esempio possiamo anche proporre l'interpretazione del filtraggio in questa situazione. Se io cioè, questa è esperienza comune poi alla fine, se io cioè ho una massa che viene sollecitata con una forza che varia molto rapidamente, immaginate sinusoidale che varia molto rapidamente, quindi io faccio questa massa, la spingo molto rapidamente. Allora, se la massa è molto grande, allora intuitivamente capiamo che essa non riesce a seguire questo rapido movimento, cioè non riesco a metterla in moto per seguire questo movimento così rapido. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il sistema sta filtrando quella frequenza, perché è molto lontana dalla frequenza di risonanza. Quindi il fatto che l'inerzia della massa sia tale da non permetterle di seguire le oscillazioni molto rapide, significa che quell'oscillazione è molto lontana dalla frequenza di risonanza. Quindi possiamo interpretare, diciamo, alla luce di quello che abbiamo detto, molti altri fenomeni, le sovratensioni con le sovraoscillazioni, la frequenza di il filtraggio come la possibilità di smorzare delle oscillazioni. Chiaramente su questo poi mi aspetto che in meccanica applicata farete, diciamo, abbondanti applicazioni, quindi io vi faccio semplicemente apprezzare l'analogia fra quello che abbiamo visto qui sul circuito risonante e quello che vedrete poi in altri contesti. Il fenomeno fisico è quello della risonanza, che all'essenziale corrisponde a questo meccanismo di palleggio di energia che abbiamo discusso prima.